Siamo nella sede del consorzio Terzo Settore e incontriamo Giovanni Rosso, che è il coordinatore del progetto Un'altra Via d'Uscita, nato grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud. Anzitutto, di che cosa si tratta? Eh, il progetto Un'altra Via d'Uscita, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, vede una rete di partenariato molto ampia, eh, composta dal consorzio Terzo Settore, che è il capofila. L'Università di Napoli Federico II, oh, l'ASL eh, Napoli I, oh, Obiettivo Uomo Pensare Più, il Consorzio Core, l'Associazione Sud in Goppa, un'ampia rete appunto che grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud ormai eh, da due anni eh, sta eh, attuando una serie di iniziative eh, di contrasto alla violenza di genere. È un, è un progetto che ha avuto, ha, eh, ha avuto un, una scommessa vera e propria nel suo, nel suo percorso iniziale, ovvero sostenere le realtà che già operano nel mondo del contrasto alla violenza di genere in uh, attuare eh, sul territorio un'operazione culturale, ovvero dire che la violenza di genere non è un problema di emergenza sociale, ma è un problema culturale come tale va trattato ed affrontato. A che punto siamo arrivati adesso? Allora, il, uh, il, il progetto entra nel, nel vivo in questa fase, entra nel vivo perché in, uh, nei, in, questo, in questi mesi già trascorsi Uh, partendo dai centri antiviolenza che il consorzio del suo settore già gestisce, partendo dalle attività di contrasto alla violenza di genere già in atto nella rete partenariale, abbiamo uh, potuto incontrare centinaia di studenti delle scuole ed approcciare il, uh, il tema della violenza partendo dal, dall'educazione ai sentimenti, dall'affettività, quindi riproponendo anche alle giovani generazioni un... Non una divisione e non una colpevolizzazione eh, da parte di uno o dell'altro, ma di un nuovo patto che veda eh, gli adolescenti insieme nel rispetto reciproco. Poi siamo riusciti ad avviare la formazione per le donne dei centri antiviolenza. Infatti eh, questo eh, è uno dei tasselli centrali che di qui a qualche mese appunto entrerà nel vivo e vedrà la nascita di una start-up per le donne, perché eh, i centri antiviolenza, tutte le attività che normalmente si portano avanti, offrono consulenza psicologica, assistenza legale, sostegno, ma poi troppo spesso ci scontriamo con il problema del mondo del lavoro, dell'accesso, della vera autonomia. Della vera opportunità di autodeterminazione delle donne. Questo è, è, è il progetto che si caratterizza, un'altra un via uscita si caratterizza per questo avvio di una start-up al femminile ed è la scommessa nella quale ha sicuramente creduto Fondazione Con il Sud, ovvero sostenere un'attività che è particolarmente significativa per poter contrastare realmente la violenza. E va evidenziato che poi questa attività di impresa. Uh, passerà e sarà caratterizzata nella collaborazione a doppio filo con uh, un bene confiscato che si chiama Masseria Antonio Esposito Ferraioli, quindi riappropriazione del mal tolto dei clan, sostegno delle donne. Uh, questo è quello che nei prossimi mesi uh, rendiconteremo, relazioneremo, racconteremo alla città sperando che possa diventare un modello nazionale di successo, ovvero ribadire con forza che le donne non sono delle vittime, le donne devono semplicemente avere l'opportunità di autodeterminarsi e che poi attraverso il recupero dei beni confiscati, attraverso le politiche sociali sane c'è l'occasione per risolvere quella che ormai è una piaga. Come hanno risposto queste donne? Beh, le, la risposta delle donne è sempre di enorme forza e di enorme, e di enorme uh, partecipazione. Uh, noi, anche su un piano simbolico, cerchiamo sempre di non uh, far vedere nella nostra comunicazione istituzionale, o in quella del progetto legato a Fondazione Con il Sud, queste immagini di donne deboli tumefatte. Uh, le donne hanno uh, un'energia e non hanno bisogno della protezione dei, uh, dei maschi né di nessun altro. Uh, e quindi la, la partecipazione e la risposta delle donne è sempre di, un, uh, di enormi risorse e di, grande, e di grande forza. Ma di qui a qualche mese avranno l'occasione, insieme a Fondazione Con il Sud, di dimostrarlo di uh, autonomamente in prima persona.